Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video. Torniamo a parlare di campioni mitici finalmente con il nuovo mitico della fazione degli orchi. Quindi adesso ne avremo due, oltre alla nostra Garol, campione amatissimo. Ci sarà questo nuovo ragazzone. Quindi via con la sigla e poi parliamo di questo nuovo campione mitico, in parte contestato, ma vedremo. Bene, è chiaro che è iniziato da un po' il secondo giro di mitici per le varie fazioni. Adesso tocca agli amati orchi aggiungendo una nuova forza che secondo me non è male. Ma a me questo ragazzo non dispiace. Io ho visto un po' di video di altri creator dove è stato criticato, credo per i moltiplicatori, magari della sua versione alternativa. Non è la prima volta che accade, ci sono altri campioni, soprattutto di tipo difesa, mi viene in mente il Gallo, ma non solo, tra i mitici, che fanno delle cose veramente interessanti, ma non fanno molti danni. E magari tu da un mitico vorresti anche questo, soprattutto quando il kit ti suggerisce che quel campione potrebbe fare danni, però andiamo con ordine, andiamo con ordine. Con la sua A1 attacca un nemico per 3 volte, avendo la possibilità di aumentare la durata degli stack di Bruce HP, che è una cosa sicuramente buona. Mentre con la sua 2 attacca tutti i nemici andando ad attivare all'istante tutti i debuff Bruce HP su nemici e alleati. Perché sì, avremo anche la possibilità di colpire col Bruce HP gli alleati con la 3 che vedremo tra poco. Ogni qualvolta un debuff Bruce HP venga attivato su un nemico, da questa destrezza ne riduce di 10 la resistenza cumulabile fino a 100. Mentre se questa cosa avviene sui nostri alleati, la resistenza di questi alleati aumenterà di 100 punti. Questo è tantissimo, sia a ridosso degli avversari che su di noi, perché 100 di resistenza in più che si attiveranno verosimilmente nel giro di poco tempo, anzi in realtà nel giro di un utilizzo soltanto. Perché se pensate ad un ipotetico contesto Hydra, e questo ve lo dico già, è un campione da Hydra al 100% in entrambe le sue forme, beh, allora 6 campioni più 4 teste, 10. In un unico utilizzo di questa destrezza, se tutto va bene, voi avete sbloccato il suo pieno potenziale. 100 di resistenza in meno per gli avversari, 100 di resistenza in più per voi, che è tantissimo se pensate alla testa che strippa, no? Quindi se voi giocate con questo campione più qualcun altro che aumenta la resistenza come una Oella, per esempio, ma ci sono tanti altri campioni. Beh, diventa molto difficile per quella testa lavorare anche con delle resistenze normali, normali, quelle che potreste banalmente avere qua e là con i glifi e con qualche sottostatistica, quindi non è male. Inoltre riempie del 5% il contatore di turno di tutti gli alleati per ogni debuff Bruce HP attivato sugli avversari, un po' come accade per il nostro sul Furion. Niente male, niente male. Questa destrezza mi piace molto e onestamente io non so perché la contestino. Comunque, con la sua... Per contestino il campione, non la destrezza in sé. La destrezza in sé è chiaro che è forte. Però, parliamo della sua 3. Piazza un debuff indebolimento del 25%, un debuff Bruce HP su tutti i nemici per 2 turni. Inoltre, piazza un debuff Bruce HP su tutti gli alleati per 2 turni. Questo debuff non potrà essere bloccato o contrastato. Questa cosa è simile, se vogliamo, ai veleni del nostro Gurptuk, no? Il Gurptuk mette dei veleni anche sui suoi alleati, permettendo quindi di sbloccare le potenzialità della sua passiva. Solo che, ah, beh, ecco, chiudiamo la destrezza in questione, aumentiamo anche, perché no, il contatore di turno di tutti gli alleati del 30%, tanta tanta roba. Solo che, tornando al discorso di prima, il nostro Gurptuk ci fa subire l'effetto dei veleni. È vero, parliamo di veleni piccoli del 2,5%, quindi
con un danno trascurabile ma esistente. Nel caso invece del nostro Ashnar, ogni debuff brucia HP piazzato da questo campione aumenta i suoi massimi HP del 5%, e questo ci va bene, ma inoltre i brucia HP piazzati sugli alleati li curano anziché danneggiarli, quindi invece di subire un danno del 4%, che è il danno generato dai brucia HP, verosimilmente otterremo una cura del 4%, che è buono, tenendo in considerazione che un'attivazione di brucia HP attiva anche tutti gli altri. Tanta tanta roba, significa che utilizzando la nostra A2 qui andremo a curare tutti, a rifullarli comunque di vita, mentre a mano che gli alleati e le teste prendono turno, pian pianino cureranno anche i nostri campioni, che non è male, non è niente male. Oltretutto questa è una cura, dovrebbe essere codificata come una cura reale, come se fosse proprio lui a curare. Ciò significa che forse, credo, una benedizione come guarigione divina potrebbe essere operativa, trasformandolo in un ottimo campione anche per counterare la testa che cleansa, che come ricordate distrugge massimi HP, e lui potrebbe ripristinarli. Non è male. Abbiamo la possibilità di cambiare forma quando vogliamo per passare a quell'alternativa che è di tipo difesa, cioè lui con la corazza addosso. Però molto 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 figo. A livello di statistiche niente male. Tanta tanta difesa, siamo prossimi ai 1600, che è tanta roba. E finalmente Plarium ha deciso di realizzare un mitico che ha il 63% di danno decisivo in ogni caso. Meno male, in entrambe le sue forme. Io credo che i mitici dovrebbero avere 63% di danno in ogni caso, anche se fossero di tipo assistenza, però non sempre ci sentono quelli della Plarium, non importa. Allora, nella sua forma alternativa noi dovremmo, almeno sulla carta, poter fare danni e poter controllare la testa che cleansa, perché con la sua 1 attacca un nemico per due volte, con una possibilità del 35% che sale al 50% di ripetere l'attacco nel caso in cui l'obiettivo sia sotto un debuff brucia HP, che è la stessa cosa che accade con destrezze come la 1 di Giorgio, per esempio, che potenzialmente in un impeto di follia potrebbero attaccare all'infinito. Niente male, mentre con la sua 2 attacca un nemico se l'obiettivo iniziale sotto un debuff brucia HP, l'attacco verrà ripetuto su tutti gli avversari, ignorando anche un 20% della difesa. È chiaro che avremo due moltiplicatori, avremo un moltiplicatore della parte da target singolo e un moltiplicatore ad area, insomma, per quanto riguarda la seconda parte che attacca tutti. Però potrebbe essere una bella sberla. Qua io non mi sono documentato sui moltiplicatori, portate pazienza, ammesso che siano già usciti. Però ignorando il 20% della difesa, io dubito davvero che sia un pugnetto in faccia. Ok, io credo che il potenziale per tirarci una bella sberla ci sia. Comunque, passando alla A3, attacca tutti i nemici prima di attaccare, piazza un aumento di difesa ed un aumento danno del 30% su questo campione per due turni, quindi abbiamo due buff self. Attenzione, perché qui la build potrebbe cambiare, però se noi utilizziamo per un po' la sua forma alternativa che ci aumenta la resistenza, ecco che non avremo bisogno di valori stratosferici di resistenza se vogliamo resistere la testa che strippa. Però le forniamo un target e questa non è male, non è niente male. Andiamo anche a provocare nel caso in cui l'avversario si trovi sotto un brucia HP, e se è un boss, naturalmente parliamo di Idra, quindi è un boss, questa provocazione avverrà per due turni. A me la provocazione per due turni piace davvero tanto. Io sto utilizzando il gallo contro Idra Incubo al solo scopo di gestire la testa che cleansa, e vi assicuro che è tantissima roba. Tutti coloro fortunelli che hanno la possibilità di sfruttare il gigante lo sanno da molto prima, e devo dire che funziona, è una strategia davvero notevole. Poi si possono utilizzare anche altre strategie, per carità. Possiamo anche ogni tanto, per assurdo, concedere qualche turno alla testa che cleansa. Se cleansa, pazienza, la riempiremo di nuovo di debuff. Però se riusciamo a tenerla confinata lì a non fare niente, molto meglio. Questa destrezza ve lo permette, quindi bene. Questo attacco non può essere un colpo debole quando colpisce avversari sotto un brucia HP, quindi non avremo neanche il problema della provocazione che non entra per colpa dei colpi deboli. Mi garba assai.
Con la sua passiva, tutte le destrezze di questo campione ignoreranno il 15% della difesa, che va ad accumularsi poi a questo 20%, quindi è come avere un set spietato addosso, di fatto, quando utilizziamo questa destrezza contro avversari che sono afflitti dal bruciacapi. E ancora una volta andremo a curare gli alleati nel caso in cui questi stiano subendo un bruciacapi. Non è male, non è male, no? A volte capita di trovarsi di fronte a mitici che hanno delle ottime passive che però non possono più utilizzare nella loro forma alternativa. In questo caso invece almeno la cura basata sui bruciacapi l'abbiamo in entrambe le forme e mi sembra una cosa azzeccata, azzeccata. Allora, mi piace questo campione? Sì. È un campione per il quale tu vorresti tutto il suo kit a disposizione, quindi tu vorresti un campione con un'unica forma che ha tutto. Invece bisognerà gestire in maniera adeguata e intelligente il passaggio tra una forma e l'altra per sfruttare quando serve la provocazione per 2 turni e poi andare a bruciare e ad attivare continuamente i debuff. Cioè, capisci? Secondo me lui può anche fare il campione che brucia, ma secondo me è più utile inserire altri campioni nel team che hanno la possibilità di bruciare, anche di A1 come un Michinaki, per esempio, potrebbe essere molto molto interessante se lo avete. E poi appunto alternare le 2 forme. Quindi, se c'è la testa che cleansa, si passa subito alla forma alternativa nel tentativo di provocarla di continuo. Nel momento in cui quella testa muore, si passa alla forma primaria e si va a bruciare, ad attivare il bruciacapi, a tenere in piedi il team e così via. Se quella testa lì non va a respawnare, continuiamo con la forma normale. Nel caso in cui dovesse respawnare, si torna a questa forma. Quindi è un campione macchinoso? Sì, è un campione che vi costringe a manovrare l'idra? Sì. Però io onestamente, in tutta coscienza, non me la sento di dire che sia un campione schifoso. Cioè, a me non dispiacerebbe affatto trovarlo un ragazzo del genere. Lo metterei immediatamente al posto del Gallo. Immediatamente. E che è un campione che sicuramente ha bisogno di più amore da parte della Plarium rispetto a questo Ashmar. Quindi, se lo avete trovato, vi invidio un po' almeno. E quindi fatemelo sapere qua sotto nei commenti, così potrei invidiarvi bene. Poi mi raccomando, iscrivetevi al canale, accendete la campanella, così supportiamo anche questi contenuti che dovrebbero essere la normalità. Però Plarium fa di tutto per impedirmelo e come al solito, signori, siate furiosi, ma rimanete bradipi.